poracci, 20.000 iscritti, porca miseria, che traguardo! Sembra ieri che festeggiavamo i 15.000, in realtà sono passati solo 8 mesi. Lo sapete questo che significa? Che di questo passo, fra soli 5 anni e 4 mesi, raggiungeremo i 100.000 iscritti, tenetevi pronti! Sì, ho fatto i calcoli prima. Bagianate a parte, lo sapete quanto per me questo qua sia un traguardo incredibile e ho deciso di festeggiare nel migliore dei modi. Oggi infatti andremo a fare l'unboxing poraccio più grande di sempre. Preparatevi perché questa volta c'è tantissima roba nuova da vedere e prima di tutto devo ringraziare il mitico Marco che i poracci di lunga data ricorderanno benissimo, che mi ha donato tutta la sua collezione ritrovata nella casa di montagna. Si tratta di un lotto bello grande, PlayStation 2 e Super Nintendo, che si aggiunge a quello Game Boy e NES che già mi regalò anni fa. Inutile dirvi che sono emozionatissimo anche perché su queste cartucce ci siamo cresciuti e non vedo l'ora di fare questo unboxing insieme a voi. Spero che questo video vi piaccia e se siete nuovi e siete interessati tanto al retro gaming quanto alle news sull'attualità videoludica, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi le prossime poracciate. Iniziamo! Poracci, partiamo subito col dire come è arrivato tutto questo ben di Dio. Beh, si è presentato in un modo poco elegante perché tutto questo lotto era contenuto all'interno di questo bustone del Simpli, ma al suo interno tutto quanto era tenuto in modo perfetto, anzi è veramente impressionante come i giochi Super Nintendo siano stati conservati con una cura spaventosa proprio. Comunque, oltre a tutto quello che è stato già tirato fuori, al suo interno c'è anche un mega bustone con tutti quanti i cavi di connessione video e anche i cavi di alimentazione, che adesso non andrò a aprire, più vedo, intravedo delle cuffiette e cose extra, sono sia del Super Nintendo che della PlayStation 2, poi li aprirò con più calma, e inoltre ci sono un po' di controller. Abbiamo due controller del Super Nintendo tenuti molto bene, di questi però ce ne ho già parecchi, in più ho anche la versione celebrativa per Nintendo Switch e inoltre un controller tarocco per PlayStation 2 marchiato GameStop. Questo veramente è un controller più poraccio di questo probabilmente non esiste, ma ce lo abbiamo. Togliamo il bustone e passiamo alle console e partirei subito dalla Play 2 perché so che è la console che vi interessa di meno. La console arrivava con una memory card ufficiale da ben 8 mega, cifre che oggi suonano a dir poco ridicole. Magari su Instagram poi vi farò sapere cosa è contenuto al suo interno, a quando risalgono gli ultimi salvataggi. Queste sono cose che mi affascinano tantissimo, quindi ovviamente seguitemi anche su Instagram. La console è il primo modello, la versione fat, cicciona, quando ancora dovevano uscire le slim. Questa è la forma originale della PlayStation, che poteva essere messa sia in verticale che in orizzontale, e questa è una chicca che conoscono in pochi: si poteva addirittura ruotare il logo per farlo corrispondere alla direzione in cui era messa la console, ed è tenuta in modo perfetto, maniacale, non c'è un segno di usura, non c'è polvere, non c'è nulla, sembra veramente appena uscita dalla fabbrica. Per me è una delle console più belle di sempre, iconica. Sapeva di futuro e ancora tutt'oggi non è invecchiata male. L'unica manchevolezza è che non c'è lo sportellino che conteneva, mi sembra, l'adattatore per l'online o addirittura era lo slot per inserire gli hard disk. Comunque di base credo fosse vuoto, manca semplicemente lo sportellino che copriva questa porta dove poi se uno comprava un hard disk o l'adattatore di rete poteva insomma riempirlo. La console comunque è in condizioni eccellenti, già ce n'è un'altra ma molto più sporca, molto più sozza e soprattutto proverò a vedere se è una versione craccata, modificata, perché insomma siamo stati giovani tutti quanti e questa qua potrebbe leggere addirittura sia i giochi NTSC che Giappi che quelli tarocchi e mi potrebbe tornare molto utile per dei video che ho in mente. Andiamo a vedere i giochi. Allora, non ci sono tante rarità, ma ci sono dei giochi a cui sono molto molto affezionato e cercherò di essere il più rapido possibile. Abbiamo Gran Turismo 4, quarto capitolo dell'iconica serie di racing di Polyphony Digital. Un episodio che non ho mai toccato, in realtà, questo è completo di tutto. C'è anche il corposissimo manuale di istruzioni a colori con la pubblicità dei volanti Logitech. Non male, non male, ci sono anche immagini in gioco. Una serie che fino al quarto, quinto episodio significava, era sinonimo di eccellenza. Col tempo si è andata un po' a perdere per strada. Poi abbiamo
The Getaway, questo secondo me se lo ricordano in pochi, ed era sostanzialmente la risposta tarocca, credo europea, dovrebbe essere stato fatto da un team inglese, era la risposta europea a Grand Theft Auto. Un gioco interessante, mi ricordo che mi colpì molto da piccolo perché nelle sezioni di guida bisognava, in uno dei primi livelli, bisognava seguire una macchina e l'autista che dovevamo pedinare metteva le frecce prima di girare e quindi uno poteva capire con anticipo dove avrebbe girato la macchina. Ed era una cosa che sapeva proprio di futuro, almeno ai miei occhi. Ed era un gioco in realtà molto più legnoso e molto più story driven di GTA. Ha avuto anche un seguito ma non l'ho mai giocato, e questo lo giocai poco. Era una bella produzione cinematografica e penso sia rimasta esclusiva PlayStation, non dovrebbe mai essere uscita su Xbox. Poi abbiamo due pezzi grossi della libreria PlayStation 2, ovvero i due Metal Gear Solid, il 2 e il 3. Attenzione perché queste qua sono le prime versioni uscite, addirittura ce ne dovrebbe essere un'altra di Metal Gear Solid 2 con un disco bonus se non sbaglio. Forse mi sto confondendo. E questa qua è il libretto di istruzioni bellissimo che aveva anche il fumetto al suo interno. Vediamo se lo trovo. Forse nelle prime pagine. No, ho detto una cavolata. Forse manca qualcosa allora. Perché mi ricordo un fumetto dentro Metal Gear Solid 2. Però insomma, gioco iconico. Tra l'altro ancora non l'avevo recuperato per PlayStation 2. Mi sembra che mi mancasse. E ci sta tutto. Questo purtroppo è un po' rovinato. Mentre Metal Gear Solid 3, questa qua è la versione base. Quella addirittura dove c'era il vecchio sistema di telecamera. Fallita anche questo. Da molti ritenuto al limite dell'ingestibile. Ma io giocai e finì la prima versione. Tanta roba questo gioco, già più completo. La nuda verità, perché il protagonista è Naked Snake. Abbiamo un tagliandino per iscriversi ai servizi di Konami. E poi, qui ci deve essere per forza il fumetto perché sento il libretto che è bello corposo. Eccolo, marchio di fabbrica, il fumetto che fa anche da tutorial intro all'episodio in questione. Bellissimo. Gioco epocale, il 3. Lo adoro, forse il migliore Metal Gear Solid in assoluto, ma quello a cui rimango più affezionato è il 2, gioco profetico e epocale. Poi abbiamo un Platinum di Devil May Cry, primo gioco che vede come protagonista Dante partorito dalla fantasia di Hideki Kamiya, un gioco, mamma mia, che all'epoca proprio era sbalorditivo, un'azione così fluida non si era mai vista in giro, così badass. Dante, bello, questo horror gotico, super trash, solo complimenti e solo bei ricordi per il primo Devil May Cry, che purtroppo è invecchiato malissimo. E questa è una versione Platinum, quindi una riedizione con i bordi argentati, grigi, quello che vi pare, bruttissimo, però rimane un gioco iconico e forse dovrei avercelo in versione normale. A seguire uno dei più bei giochi dell'era PlayStation 2, Prince of Persia, Le Sabbie del Tempo, che aspettiamo facciano il reboot, ma Ubisoft si è un po' impantanata in questa operazione. Gioco completo di tutto, se non l'avete mai giocato vi siete persi un capitolo importantissimo dell'evoluzione degli action adventure in tre dimensioni. Sul serio, questo qua è forse uno dei giochi migliori di quell'era. Oh, bellissimo, Zone of the Enders, The Second Runner, il secondo episodio della saga prodotta da Hideo Kojima. Non ha avuto più nuovi giochi se non una remaster dei primi due capitoli durante l'era PlayStation 3, credo. Questo qua è la Special Edition, non mi ricordo perché special, non so se doveva contenere un secondo disco forse, no? Non lo so, mi sembra ci fosse, forse nel primo Zone of the Enders ci doveva essere una demo di Metal Gear. Poi nei commenti potrete correggermi quanto vi pare. E i bei ricordi dei manualetti, zeppi di informazioni, disegni, che nostalgia. Ne sento veramente la mancanza, ma andiamo avanti, sennò questo video durerà 180 ore. Abbiamo Final Fantasy X, capitolo storico, epocale, invidiatissimo da tutti gli altri utenti che non erano su PlayStation. Questo qua era la versione con DVD bonus, ma Marco, il mio amico, questa cosa me la ricordo benissimo, mandò in assistenza la PlayStation 2 perché gli si era rotta e lasciò dentro il disco e non gli tornò mai indietro. A parte questo, è la versione completa, gioco giocato e stragiocato, epico, anche questo non invecchiato nel migliore dei modi, però se ne avete l'occasione recuperate la remaster che c'è anche per Switch, c'è un po' per tutte le console, ma girata alla larga dall'X2 perché non è, a parte che non esiste come numero, ma poi non è niente di che, purtroppo è un po' l'ombra di quello che fu il Final Fantasy X originale. Abbiamo poi due Pro Evolution Soccer,
o Soccer, come si dice all'epoca. E la cosa simpatica è che questo penso sia il primo uscito su PlayStation 2 e questo penso sia l'ultimo, il 2009. Questo di sicuro è uscito anche su console next gen, quindi su PlayStation 3 già c'era Messi. Ma quanti anni ha Messi? Vabbè, la cosa è che questo è Pallita, mentre questo qua è il juego de los campeones, è in realtà Pal spagnolo. Ignoro completamente perché sia in spagnolo, però è andata così e si sta scaricando la batteria. Proviamo ad andare avanti. Poi abbiamo uno scrausissimo MotoGP 2, però completo di tutto, non che sia proprio la mia passione, e un Colin McRae Rally 3, serie che si è andata a perdere con il tempo, ma su PlayStation 1 e PlayStation 2 spingeva tantissimo. Grandissima Codemasters, grafica super realistica, l'invidia di tutti quanti. Bel gioco, bel gioco, bel gioco. E ricordavamo ieri che nel primo c'erano i cheat per far diventare l'auto di gomma ed erano super trash ma super divertenti. E chiudiamo con il periodo più oscuro dell'era PlayStation, ovvero l'iToy, antesignano dei motion control e di Wii. Sostanzialmente questo qua era il software che veniva venduto in bundle con l'iToy, che era la telecamera di PlayStation, e permetteva di fare una serie di mini giochi in realtà aumentata che oggi potremmo tranquillamente definire ultra cringe. Se non avete vissuto questo periodo storico, probabilmente non capirete mai l'imbarazzo che c'era dietro a questi giochi. Mi ricordo tra l'altro quello dove bisognava pulire il vetro, qualcosa del genere. Vabbè, tanta roba. Penso che questo qua abbia valore zero proprio, però insomma è un bel testimone degli anni che furono. E questo chiude l'angolino PlayStation. Ora mettiamo un attimo in ordine e passiamo al pezzo forte, ovvero l'angolino SNES. Il tutto arriva con una console stranamente non ingiallita, perché questo è uno dei grandi problemi del Super Nintendo, che tende a ingiallirsi tantissimo, soprattutto sul grigio, quello più chiaro. Questo sembra soltanto un po' sporco, ma è tenuto abbastanza bene. PAL version inconfondibile, indimenticabile, molto meglio della versione americana, di cui il design mi fa proprio schifo. Ma prima di andare a vedere la pila di giochi boxati, prima una piccola chicca, perché abbiamo loose, cioè senza scatola, il Super Game Boy, che arriva però con una serie di opuscoli che andiamo a vedere al volo. Credo al 99% facciano parte del box mancante, che sono appunto tutti i flyer pubblicitari. In più ci sono anche le istruzioni proprio del Super Game Boy, più i classici flyer pubblicitari della GIG che proponeva. Ah no, c'è il manuale di istruzioni anche del Game Boy, bellissimo. Questo non me lo spiego, chissà da dove arriva. Questi invece sono i flyer promozionali e c'è anche la cartolina da inviare per iscriversi al club Nintendo. Un'altra era proprio. Comunque, il Super Game Boy cos'era? Non so se molti di voi lo conoscono, però era sostanzialmente la periferica che permetteva di trasformare il Super Nintendo in un Game Boy e quindi di utilizzare le cartucce del Game Boy sul grande schermo. È una sorta di concept molto acerbo di quello che vedremo poi in seguito con sia col GameCube, con il Game Boy Player, ma poi anche, diciamo, da un po' il concetto di voler unire a tutti i costi il gaming portatile a quello da console fissa. Non ce l'avevo, ma avevo in realtà comprato direttamente in Giappone il Super Game Boy boxato, versione giapponese, e non so se questa è la seconda no, è sempre la prima versione, perché in realtà ne esistono due versioni. C'è anche il Super Game Boy 2, che mi sembra integrasse meglio il supporto al Game Boy Color, ma adesso potrei sbagliare. Questo, ripeto, che questo unboxing è abbastanza in blind, quindi sto andando un po' a sentimento, un po' a sensazione. Questo ce l'ho completamente boxato. Questa è la versione europea, purtroppo non ha la scatola, ma c'è una chicca, perché al suo interno abbiamo ritrovato la cartuccia di Adventure Island 2, ok? Gioco tra l'altro abbastanza raro, penso valga qualcosina nel mercato del retro gaming, ma la cosa più bella è che Marco anni fa mi diede tutti i giochi Game Boy che riuscì a trovare e nel mezzo c'era anche la custodia di Adventure Island 2, che a questo punto andiamo ad aprire. Se non sbaglio era completa di tutto, esatto, c'erano le istruzioni, sempre il tagliandino per entrare a far parte del club Nintendo e il portacartuccia, e finalmente possiamo
manca il portacartuccia trasparente, però possiamo dire di aver completato, dopo anni, Adventure Island 2. Si unisce anche al primo, che ho in doppia copia, sempre grazie a Marco, e a questo punto ho due gran bei pezzi da collezione in collezione. Rimanendo sulle cose non boxate, abbiamo due fighting game, che sono Mortal Kombat, solo cartuccia, Killer Instinct, tra l'altro, come molti di voi hanno riconosciuto, il gioco protagonista del quiz, solo risposte sbagliate. Penso una delle pochissime cartucce colorate non di grigio, il nero proprio che simboleggiava l'aggressività e la maturità di questo picchiaduro, storico, bellissimo. Tra l'altro è molto figo perché è proprio la versione GIG, completamente in italiano, anche le avvertenze dietro sono nella nostra lingua. Molto bello, questo ce l'ho già boxato, però non so, non mi ricordo adesso se era la versione PAL ITA oppure PAL UK, che tra l'altro doveva arrivare con la colonna sonora, un CD con la colonna sonora che non ho in realtà mai avuto. Ma andiamo a vedere a questo punto proprio le bombe atomiche, perché qui inizia a esserci anche roba di valore e rara con l'H finale. Andiamo in ordine sparso, sì e no, mi voglio tenere le ultra chicche per la fine, quindi seguiamo un ordine abbastanza di importanza. Partirei con il gioco, diciamo, più comune, che è International Superstar Soccer IS Deluxe, che riportava in copertina addirittura il supporto per quello che potremmo chiamare multitap, ovvero l'adattatore per giocare fino a 5 giocatori. Questo penso sia uno dei giochi più comuni in assoluto, l'ho visto un po' ovunque, si trova molto spesso sia su internet che alle fiere, ed è una versione PAL multilingua europea, c'è anche l'italiano. Vediamo al suo interno se il contenuto è completo di tutto. Abbiamo cartuccia, addirittura con la plastichina per proteggerla, ma non abbiamo le istruzioni. Questa è una grandissima mancanza, gravissimo. Niente istruzioni, ma scatola tenuta in modo ineccepibile, e semmai vorrò completarlo, renderlo CIB, ovvero Complete in Box, dovrò trovare soltanto le istruzioni, e vi vorrei far notare in che condizioni assurde è il box. Non c'è una piega, non c'è nulla, è perfetto, incredibile proprio. È raro trovare giochi tenuti così bene. Rimettiamolo a posto. Andando avanti, passiamo a un picchiaduro storico che ha fatto proprio la storia del genere, ovvero Super Street Fighter 2. Ha fatto la storia del genere anche della console, perché comunque fu un gioco vendutissimo su Super Nintendo, anche se forse non era una delle migliori conversioni. Questa qua è la versione Turbo, quindi non la primissima, che probabilmente includeva nuovi personaggi. Non sono un super esperto della cronologia di Street Fighter, e questa è molto interessante perché, qui lezione di storia, è la versione GIG, sì, italiana, ma in realtà è una delle prime, perché sostanzialmente il cartoncino GIG è incollato sopra. Cosa faceva GIG per distribuire i giochi in Italia? In realtà prendeva la distribuzione europea o di altri paesi europei, e ci incollava sopra il cartoncino, ci aggiungeva un libretto fotocopiato delle istruzioni e lo importava così sul mercato italiano. Questo infatti, se andate a vedere il retro, è in realtà la versione spagnola. Questa è, diciamo, una versione spagnola riadattata in italiano. Ora, alcuni giochi poi venivano ripubblicati da... infatti vedete il triangolino è rosa, venivano ripubblicati da GIG, questa volta ristampati proprio con la confezione in italiano. Quindi un gioco GIG o anche una console GIG non significa avere necessariamente il gioco nella sua versione italiana al 100%. Vedete, qua c'è il libretto di istruzioni in spagnolo, manual de instrucciones, ma allo stesso tempo GIG ci aggiungeva questo comodo libretto poracissimo in bianco e nero, stampato, ma pure bello corposo, e in più l'immancabile, entra anche tu nel mitico club Nintendo, forse siamo leggermente in ritardo, però insomma, meglio tardi che mai, e qui abbiamo anche il cartuccione. Completo di tutto, pallita, ma non troppo, come si suol dire. Da parte, e procediamo con... qui c'è un po' l'imbarazzo della scelta perché sono tutte bombe a mano. Prendiamo questo, sì. Abbiamo Stunt Race FX, gioco
che molti di voi avranno provato all'interno della libreria del Nintendo Switch Online, gioco di corse sviluppato direttamente da Nintendo EAD in collaborazione con Argonaut Software, quelli che poco prima sostanzialmente avevano partorito quel miracolo di tecnica su Super Nintendo che era Star Fox. E FX infatti si rifà al chip che permetteva di renderizzare una grafica in tre dimensioni molto rudimentale ma impressionante per l'epoca. Il gioco era bellissimo, rigiocarlo oggi è veramente difficile perché va più o meno a 5 frame al secondo, credo. E in più in copertina c'è un testimonial che non so chi sia, sono un totale ignorante di piloti. Sarà Senna? Non lo so, ditemi voi nei commenti chi è questo baldo pilota. E oddio, ho detto baldo, no, ora verrò maledetto. Anche questa, come per Street Fighter, è versione GIG, però col cartoncino appiccicato sopra, e poi in realtà è la versione spagnola. Vediamo se al suo interno è completa di tutto. Abbiamo cartucciona e tanti manuali, bello pesante. Massiccio, massiccio. Qui cos'è, un poster? Un posterone! Posterone foldatissimo. No, ecco, pubblicità anche questa. Pubblicità della Nintendo e basta. Bellissimo, c'è anche il Super Scope, il bazooka del Super Nintendo. Questa però è una pubblicità spagnola, attenzione. Purtroppo il poster non è tenuto benissimo. Poi abbiamo Stunt Race, si sono dimenticati FX, quelli di GIG, con le istruzioni. E poi doppio manualetto spagnolo con informazioni al consumatore e il manual de instrucciones. Anche questo tutto in spagnolo, ma coloratissimo e pieno di informazioni. Non so sinceramente se questo qua poi è stato ristampato in versione full ITA. Ah, c'è anche il cartoncino per il Nintendo Club. Dicevo, non so se è stato ristampato in full ITA, però questo comunque è una versione PAL che ci teniamo molto volentieri. Ora, un gioco che pochi di voi conosceranno, ma che ha dietro una storia molto fica e riveste anche una certa importanza. Questo qua si chiama Legend ed è un gioco sostanzialmente fatto, mi sembra, solo da due persone che a quel tempo andavano sotto il nome di Arcade Zone e poi hanno formato altre compagnie, ed era un picchiatura a scorrimento con grafica bidimensionale come andavano molto in quegli anni. E stavo leggendo prima un po' di recensioni, fu super apprezzato per la grafica, mentre per il gameplay e per il comparto sonoro fu un po' schifato, era visto come molto ripetitivo. Insomma, non è un gioco che ha scritto la storia del genere. La cosa interessante è che è uno dei pochi titoli a essere stato distribuito da Sony, un gioco distribuito da Sony su Super Nintendo. Mi sa che questo accadde leggermente prima che Nintendo tirasse a Sony un bidone clamoroso, che poi sappiamo tutti come è andata a finire, non benissimo per Nintendo, leggermente meglio per Sony. È la versione PAL multilingua. È bellissimo perché ci sono tutte le lingue del mondo, anche quelle che non esistono, ma non c'è l'italiano. Vabbè, è andata così. Però, come potete vedere da questi adesivi, questo è GameStop style proprio, erano giochi comprati a Roma, a Monteverde addirittura. Quindi, cioè, questi erano quelli di importazione ufficiale. Questo presenta cartuccia e manualistica assortita. No, solo un libretto da manualistica che è in inglese, fortunatamente un idioma che posso comprendere. No, è anche in tedesco. Spielstart, sì. È multilingua il manuale. Ah, e c'è anche l'italiano. Si sono dimenticati l'italiano in copertina, ma poi si sono ricordati in corsa. Forse mi sono perso allora l'italiano, vediamo. Ah no, c'era anche l'italiano, scusate, sono un pirla. Osate entrare nella terra di Selleck e affrontare un esercito terribile di malvagi? Grafica incredibile con enormi folletti, effetti speciali sorprendenti e 100% azione da sala giochi. Fai storia con Legend, bellissimo, bellissimo. Quindi c'è l'italiano, chiedo scusa agli sviluppatori di Arcade Zone e a Sony, che ha distribuito in maniera ineccepibile un gioco in Europa e in Italia, e inizierei a passare a quelle che sono le vere bombe a mano, e partirei da questa qua. Super Mario World 2 Yoshi's Island, versione, prima versione, purtroppo non PAL ITA, gioco bellissimo. Se non fosse per il primo Super Mario World, potrei dire a occhi chiusi proprio che questo è il miglior platform per Super Nintendo. In realtà rimango sempre un po' indeciso. Grafica pazzesca, uso geniale del Mode 7 per simulare la tridimensionalità in molti elementi di gioco,
bellissimo, bellissimo, giocatelo se non l'avete mai fatto, c'è su Nintendo Switch Online. E questa qua è la versione inglese, di sicuro esiste la versione GIG importata con l'adesivo sopra, a cui gli manca addirittura il portacartuccia, questo peccato che è tenuto diciamo male tra virgolette. Abbiamo comunque le istruzioni, un bel poster pubblicitario e la cartuccia, manca purtroppo il cartoncino contenitivo. E però vi faccio vedere una cosa, perché in realtà io ho la versione Classics, che come andremo a vedere è rappresentata da una confezione rossa, ma questa è la versione Classics di GIG. Cartoncino attaccato sopra, ma completamente in italiano e in spagnolo. Si vede che ormai a questo punto la distribuzione era molto più capillare e l'Italia veniva presa in considerazione come mercato che comprava, e quindi iniziavano a dedicarci anche le copertine a noi. E questo qua è completissimo di tutto, però i Classics, ora, è esterno al lotto, quindi non ve lo faccio vedere, Mario ve ne parlerò in un altro video. I Classics erano una sorta di Platinum, di Player's Choice, insomma di riedizione da poracci, ma in realtà molto spesso queste per Super Nintendo sono ricercatissime, e soprattutto se tenute in questo stato. Buono nell'otto, che è la prima versione, ma la mia versione Classics è meglio. E a proposito di Classics, abbiamo due capolavori dell'epoca del Super Nintendo. Ah, è qui proprio bombe a mano e sono curioso di vedere come sono messi. E sono Donkey Kong Classics e Super Mario Kart Classics. Però abbiamo due precisazioni da fare. Andiamo prima con Donkey Kong, poi vi farò vedere un piccolo parallelo. Questo qua è di nuovo una versione spagnola, quindi GIG ma non troppo. In realtà no, ho detto una cavolata, perché è sia anche questa sia italiana che spagnola. Tradotta però a metà, perché qui recita Madness and Mayhem in questo thriller in 3D. Praticamente in una frase in italiano c'è soltanto in questo, però vabbè. La lingua italiana è supportata, ma non in copertina. Non chiedetemi perché, dove la dicitura è soltanto in spagnolo. Qui manca purtroppo il cartoncino interno. E abbiamo cartuccia di gioco, entra nel club Nintendo, totalmente in italiano, e poi il manuale, opuscolo di avvertenze e informazioni per l'utente. E la scatola è tenuta molto bene, ma... Ah, c'è anche qualcos'altro, fermi tutti. Oh, qui c'era aria di Nintendo 64, fermi tutti. Ma cos'è questa console del futuro? Pazzesco. Non potete immaginare cosa vi aspetta nel 2021, poveri voi. Ma quello che vi faccio vedere è che io ho la versione originale GIG del primo episodio, prima versione tenuta in modo maniacale, PAL version. Questa però era solo in inglese, probabilmente non esiste full ITA, però al suo interno aveva comunque i manualetti stampati. Ci avviciniamo alla conclusione, passiamo ora a Mario Kart Classics, anche questo. Vediamo se ha l'italiano. No, questo qua è soltanto in inglese. Sempre Planet Game. Madonna, Planet Game, i genitori di Marco gli avranno dato i miliardi, penso. Una versione inglese, ma un gioco che inizia ad avere un certo valore. Ormai abbiamo imparato che ci sono sempre libretti aggiuntivi. Addirittura qua abbiamo l'opuscoletto del Game Boy. Questa era la campagna, penso, Colors per i Game Boy primo modello colorati. Wow, madonna. Questi poster mi fanno impazzire. Andiamo veloci. Anche qua manuale per le avvertenze, opuscolo per le avvertenze al consumatore. Cartuccione, disegno iconico. Recuperatelo se volete all'interno del catalogo SNES del Nintendo Switch Online. Scatola in perfette condizioni, completo di tutto, però non è proprio pallita, ma è comunque un PAL, e questo immagino inizi a valere molto. Oddio, molto, abbastanza. E chiuderei forse con quello che è il gioco secondo me più raro del lotto. E abbiamo un Goal Patrol in versione PAL inglese. Vediamo. Sì, c'è l'inglese, il francese e il tedesco. E questo qua è una sorta di gioco horror action adventure della LucasArts, ed è il seguito di Zombie Ate My Neighbors. E entrambi i giochi, Zombie e Goal Patrol, sono usciti recentemente in una riedizione, in una collection, che è stata un po' blastata perché non aggiungeva nulla di nuovo ai vecchi titoli. Però questo qua viene ricordato come un gioco abbastanza iconico,
penso che il primo capitolo sia stato apprezzato molto di più, però era una cosa molto, molto particolare, soprattutto era difficilissimo, me lo ricordo con estremo piacere. Ed è completo di tutto, c'è anche il proteggi cartuccia. Non so se ne esiste una versione GIG, probabilmente sì. Questa qua è una versione PAL, quindi funziona sui Super Nintendo europei, ma non presenta l'italiano nelle istruzioni. E tra l'altro non ha le istruzioni, ecco, non è completissima. Quindi forse questo qua ne abbassa un po' il valore. Rimane comunque un pezzo della collezione impressionante. Cioè, non so se vi rendete conto delle condizioni della scatola. Sembra stata fatta oggi. È impressionante. E questo qua conclude questo unboxing lunghissimo. E spero vi sia piaciuto. Alla scrivania! Insomma, poracci, che ne pensate di questo mega unboxing? Io sono stremozionato perché sono affiorati tantissimi ricordi nel rivedere tutti questi giochi e sono felice di averveli mostrati per un'occasione così importante. Noi ci vediamo lunedì per un nuovo video, intanto vi ringrazio ancora una volta all'infinito per tutto il supporto che mi date e per le belle parole che mi scrivete in continuazione, ma non solo, anche per commentare, correggermi e intavolare discussioni sotto a ogni mio video, che fare i contenuti è stimolante solo quando dall'altra parte c'è un pubblico ricettivo con cui dialogare. Sul serio, non potrei chiedere di meglio. Alla prossima, io sono il Poro 20.000, Michele Unboxing, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ritenuto al limite.